Ok, Partito. buono. Allora, ok, siamo addirittura a 6 persone. Benvenuti a tutti. Allora, in questo incontro parliamo di un'iniziativa che è cominciata nel 2016 su Wikipedia e che quest'anno per iniziativa dell'IFLA viene in qualche modo estesa anche a Wikidata, l'iniziativa è One Lib, One Ref. Lo scopo sarebbe prevalentemente rivolto all'aggiunta di riferimenti a prima Wikipedia, adesso Wikidata, da parte di bibliotecari e non solo. Quindi prendere elementi o voci, in questo caso elementi, che contengono dichiarazioni che non hanno riferimenti e aggiungere i riferimenti necessari. Ora, innanzitutto mettiamo in chat il link alla pagina di Wikidata di riferimento, che è questa, dopodiché vado in condivisione schermo. Allora, condivisione schermo. Ok, dunque, questa è la pagina di cui ho mandato il link in chat. L'iniziativa, come vedete, si svolge dal 15 di maggio al 5 di giugno. Quindi, al di là degli incontri che facciamo oggi e che faremo giovedì prossimo, ha questa durata. Si tratta di un'iniziativa internazionale, qui vedete il link alla pagina dell'IFLA in merito, che è una pagina in inglese che spiega alcune cose, contiene anche alcuni materiali qui sotto e alcuni suggerimenti in inglese. I nostri materiali invece sono tutti qui in italiano e ci guidano passo passo nell'aggiunta di riferimenti ad elementi di Wikidata. Ora, il primo passo specificato in questa lista, in questa checklist, è quello di controllare di aver impostato le proprie preferenze e il proprio CommonJS nel modo migliore. Quindi, se vi è già capitato di fare i setting delle preferenze del CommonJS, come ad esempio si era spiegato in precedenti incontri del gruppo, possiamo passare al punto successivo, altrimenti ci soffermiamo su questo punto, che ovviamente è preliminare rispetto a ciò che verrà mostrato in seguito, e senza questo non andiamo molto lontano. Per cui entriamo qui dove c'è preparazione. Allora, la preparazione comprende 3 punti. Punto 1, registrarsi su Wikidata. Quindi spero che vi siate già registrati su Wikidata e dopo ciò che abbiate fatto il login. Qua c'è il link per registrarsi, lo vedete, e qui c'è il link per fare il login. Datemi un feedback, se non sento niente, passiamo al punto successivo, cioè vediamo un po'. Sì, penso che si possa passare al punto successivo. Aver attivato nelle proprie preferenze accessori i seguenti gadget merge, e soprattutto oggi ci interessano da applicate references e current date. Per cui io entro qui in questo link, preferenze accessori. Lo vedete, queste preferenze accessori, ecco, vedete che sono già nella sezione accessori e ho le 3 spunte su merge, vedete qui merge, poi scendo un po' più giù, scendo su da applicate references, che è questo qui, lo vedete, e current date, che è questo qua. Una volta messe le 3 spunte, ovviamente dovrò andare su salva. Io adesso non ho il salva attivo perché non ho aggiunto nulla, ma se io ad esempio aggiungo questo per dire, vedete che mi si attiva il salva, salvo tutto quanto e a quel punto questo punto è risolto. Tutto chiaro fin qui? Attendiamo qualche secondo a mo' di feedback. Ok, diciamo che sia tutto chiaro. A questo punto arriviamo alla terza voce di questa lista.
aver aggiunto nel proprio Common.js i seguenti gadget. Quindi voi cliccate, voi avete già fatto il login, ovviamente, il presupposto è che abbiate già fatto il login, cliccate su questo link. Se avete già creato il vostro Common.js, vi apparirà una pagina simile a questa, più o meno. Se invece non l'avete mai creato, vi risulterà che la pagina sia da creare. Se la pagina vi risulta da creare, molto semplicemente la create copiando questa parte di testo, proprio copiandola, incollandola e poi cliccando su pubblica le modifiche. E questa sarebbe la terza parte della preparazione. Ora mi verrebbe da proporre che se qualcuno tra voi non ha ancora fatto questo passaggio, potrebbe anche condividere lo schermo e farlo in diretta, così lo mostriamo anche agli altri. Non so se qualcuno vuole offrirsi volontario, se tutti hanno già fatto questo passaggio. Opinioni, feedback? Nulla. La mia connessione sembra essere ancora presente, quindi deduco che anche questo passaggio possa essere dato per fatto. Allora, torno indietro, e ritorno alla nostra pagina dell'evento. Ora, tornando alla nostra pagina dell'evento, il secondo punto è questo qui, cioè registrarsi nell'Outreach Dashboard cliccando qui. Quindi io entro sul cliccando qui, mi si apre questa pagina dove si dice che io faccio già parte di questa dashboard, quindi io non devo fare più niente. Questa è una registrazione che si fa una tantum, ovviamente. E nel caso così non fosse, verrebbe fuori una domanda: ti vuoi unire a questa dashboard? Con un tastino OK su cui potreste cliccare per unirvi alla dashboard. Questo ci aiuta a tenere traccia dei contributi che vengono dati nell'ambito dell'iniziativa e quindi a vedere quanto lavoro è stato svolto e anche eventualmente a dare un'occhiata a contributi a contributi di utenti più nuovi che magari hanno bisogno di essere velocemente controllati per vedere che non contengano piccole imprecisioni. A questo punto, una volta che ci siamo anche risati sulla dashboard, siamo pronti per partire. Vabbè, mostriamo un attimo la dashboard giusto per vedere come tiene traccia delle modifiche. Attualmente sono stati creati 103 elementi dagli 11 utenti, che qui vengono segnati come editori per, diciamo, traduzione dall'inglese, di solito si usa utenti, qua si parla di editori. Comunque gli 11 utenti hanno creato 103 elementi, hanno modificato 3.000 erotti elementi, hanno fatto quasi 13.000 modifiche, hanno aggiunto ben 5.000 erotti riferimenti, questo in 5 giorni, le voci che hanno modificato sono state visualizzate circa un migliaio di volte. Questo poi non conta ovviamente tutti gli usi esterni che di Wikidata vengono fatti da altri siti. E ok, ci sono anche le statistiche per i singoli utenti, queste qui sono le statistiche per i singoli utenti, che sono anche ordinabili per modifiche, vedete. Questi qua sono gli utenti che stanno partecipando all'iniziativa e queste qui sono appunto le modifiche che questi utenti hanno fatto. Ok, questo per quanto riguarda il funzionamento della dashboard. Fin qui è tutto chiaro, mi fermo un attimo per sentire feedback. Sì, tutto chiaro. Camillo, tu lo sai la dashboard ogni quanto si aggiorna? Ogni oretta o due, mi sa. Comunque c'è scritto qua, ad esempio, qui c'è scritto ultimo aggiornamento statistiche 20 minuti fa, 27 minuti fa, prossimo aggiornamento stimato in 3 ore. Ah, ok.
Ok, c'è scritto, grazie. Sì, ogni tot ore, c'è scritto, c'è sempre scritto qua, sotto i numerini, c'è, viene fuori qui. Non ci avevo mai fatto caso. Ok, e a questo punto, allora il CommonJS è fatto, le preferenze sono fatte, sì, esci, grazie. Ok, perfetto. E a questo punto, le altre due parti di questa lista che vedete, queste due parti qua, spiegano banalmente qual è il lavoro da fare. E cioè, il lavoro da fare consiste nell'aggiunta di riferimenti e in particolare consigliamo di concentrare i nostri sforzi su delle dichiarazioni che dovrebbero avere sempre riferimenti, come sono in particolare le date di nascita e di morte, i luoghi di nascita e di morte, che sono dichiarazioni particolarmente importanti per una serie di motivi e che quindi dovrebbero sempre avere almeno un riferimento, ma non sempre è così, e nei casi in cui non è così, ovviamente i riferimenti vanno aggiunti. Per questo motivo c'è una guida, questa qui, qua c'è un link a una guida, la guida riferimenti, che spiega come aggiungere i riferimenti, ma lo mostriamo anche noi adesso, del resto non è difficile. E poi c'è quest'ultimo punto che appunto dice che se vogliamo trovare elementi in cui ci siano dichiarazioni con violazione del vincolo di riferimento necessario, cioè dichiarazioni che dovrebbero avere un riferimento perché sono particolarmente importanti, ma non ce l'hanno, possiamo scendere nel paragrafo query, eccolo qua, e inserire il nostro nome in una casellina. Vedete, il mio nome è qui, in questa casellina qua. Ci sono tante caselline libere. Potete inserire il vostro nome in una di queste caselline e quindi occuparvi della query corrispondente. Tutte queste sono query che ci portano ad elementi che hanno una qualche dichiarazione, magari anche più di una, che ha bisogno di riferimenti. E voi entrate in questi elementi e aggiungete i riferimenti. Adesso facciamo un esempio con la mia query. Quindi adesso io la apro, apro questa query qua. La query si apre direttamente sui risultati, l'abbiamo fatto apposta per comodità, quindi non dovete nemmeno schiacciare il tasto di play che manda la query si apre direttamente sui risultati, eccola qui. A questo punto io parto dall'inizio, vedete, dal primo risultato, questo è il primo risultato, lo apro. Ok. E in questo risultato io dovrei avere una data di morte senza riferimento. Vediamo subito. Anche la data di nascita, ecco, abbiamo sia la data di nascita sia la data di morte senza riferimento. Vedete benissimo che Wikidata si lamenta perché le dichiarazioni per data di nascita dovrebbero avere almeno un riferimento e anche le dichiarazioni per data di morte dovrebbero avere almeno un riferimento. Per cui dobbiamo cercare un riferimento per queste due dichiarazioni. Allora, io intanto per cominciare salgo su e vedete che ad esempio SBN, questo SBN, mi dà soltanto gli anni. Quindi io astrattamente, anzi mi dice addirittura 1121 e poi 1900 circa. Quindi io da un certo punto di vista potrei modificare i valori e mettere come riferimento SBN. Tuttavia sarebbe bello se riuscissi a trovare un riferimento per le date, che hanno la precisione giorno, come sono quelle che abbiamo. Quindi provo con quest'altro sito, che è il sito della Camera dei Deputati, la storia della Camera dei Deputati. E qui vedete che almeno per una delle due date ho la precisione al giorno. Non ce l'ho sulla data di morte, però intanto abbiamo la data di nascita. Quindi adesso vado a trovare la dichiarazione, vedete questo è l'identificativo storico della Camera dei Deputati. Avendo attivato il gadget usersref, copio il riferimento, vedete, si illumina di verde, poi salgo su, salgo su, salgo su, fino alla data di nascita. La data di nascita indicata dal sito storico della Camera dei Deputati è in realtà un po' diversa, è 29 novembre, non è 1° dicembre, quindi modifico la data, 29 novembre 1821.
salvo e poi inserisco il riferimento. Secondo questo sito, allora, Sant'Angelo dei Lombardi, quindi Sant'Angelo dei Lombardi, c'è un riferimento a Wikipedia in italiano che posso tranquillamente togliere perché nel momento in cui aggiungo un altro riferimento è superfluo, quindi Sant'Angelo dei Lombardi, fonte, morto a Nizza Monferrato, vedete che è sempre Wikipedia in italiano, eliminiamo, e fonte, che adesso aggiungiamo, vedete che quando aggiungo la fonte si illumina di rosso e compare una notifica qua in cima a destra che mi dice che ho aggiunto una fonte. Ora mi manca da trovare un riferimento per 8 gennaio 1903. Quindi adesso vediamo quale fonte viene usata da Wikipedia in italiano per affermare 8 gennaio 1903. Allora, qui non ci sono fonti nell'incipit, vediamo se ci sono fonti qui sotto, mi sa di no. Cerchiamo in internet, Achille Argentino, vediamo un po' cosa troviamo. Achille Argentino, gennaio, teniamoci prudenti, gennaio 1903, vediamo se troviamo una fonte in internet che mi confermi, una fonte autorevole, insomma, che confermi un po'. Questo è un blog che probabilmente riprende Wikipedia, quindi lo ignorerei. Poi ci sono un po' di altre cose, anche qua geni.com riprende evidentemente Wikipedia, ovviamente io non, se un sito riprende Wikipedia in italiano, tout court, andrebbe evitato come fonte. Vediamo un po', anche questo riprende Wikipedia in italiano. Vediamo se c'è qualcosa su Google Books. Questi sono i casi in cui c'è una determinata affermazione su Wikipedia che tuttavia non ha una fonte e risulta poi di fatto difficile da confermare, perché anche qua io non sto trovando nulla che mi dica che è morto esattamente l'8 di gennaio del 1903. Ho trovato due fonti che mi danno semplicemente 1903. Vediamo ancora un attimo. Allora, qui è sempre il sito storico della Camera dei Deputati. Non so se questo mi dirà qualcosa, ma ne dubito. Diamo un'occhiata. Welfare Lombardia. Magari sì, magari no, ma mi sa che non direi. A parte la lentezza a caricarsi, tenderei a ignorarlo. E quindi credo che, visto e considerato tutto, vediamo Wikipedia in francese un attimo, se ha delle idee migliori. No, perché l'hanno tradotta dall'italiano, peraltro vedete che è stata tradotta dall'italiano. E allora non mi resta che prendere una decisione drastica, siccome il dato non è verificabile, perché appunto, a meno che non ci sia qualcosa all'interno del VIAF, nulla. Il dato non è verificabile, anzi SBN diceva circa 1900, quindi eravamo messi anche peggio. Io riduco la precisione a 1903 e uso il sito storico della Camera dei Deputati. E a questo punto, per quanto abbia ridotto leggermente la precisione sulla data di morte, questo elemento è sistemato. Vedete che anzi posso anche spostare questo riferimento qui anche su politico, che questo è un riferimento fatto un po' così, quindi lo togliamo. Invece ci posso aggiungere questo riferimento qua, spostiamo il riferimento anche su politico e a questo punto l'elemento, vedete che adesso abbiamo anche su politico il riferimento al sito storico della Camera dei Deputati. Tutte le dichiarazioni hanno un riferimento buono, non ci sono più lamentele di violazione di constraint, di violazione di vincolo, e questo elemento è sistemato. Mostriamo anche un altro esempio, giusto per, allora, da qui, quindi Achille Boroli o Boroli, editore italiano. Allora, vediamo quali sono le dichiarazioni con cui ci troviamo ad avere a che fare. Anche qui data di nascita, data di morte, senza fonte, allegramente. Perfetto. Allora, che cosa possiamo trovare qui? Come vedete, SBN ha sempre la precisione anno. Ok. Potrei anche cercare di capire se questi due sono la stessa persona, ma magari un'altra volta. Vediamo quali sono le fonti presenti su Wikipedia in italiano.
Dunque, abbiamo qui non ci sono fonti, qui non ci sono fonti, nulla, nulla, nulla. Ecco, forse questo articolo del Sole 24 Ore potrebbe dirci qualcosa. Proviamo a vedere se si vede. Allora. Dunque, l'inventore dei fascicoli. Ok. È morto ieri, l'articolo del 2 aprile, quindi dovrebbe essere morto il primo di aprile. Coincide? Sì, primo di aprile 2011. Quindi, ok, abbiamo una fonte, ecco, qui vediamo benissimo la fonte d'articolo di giornale. Allora, io copio l'indirizzo, copio l'URL, risalgo, questo lo posso anche aggiungere nel frattempo, risalgo su, era un editore, sì. Allora, cominciamo. Tolgo Wikipedia, URL di riferimento, vedete, incollo l'indirizzo, aggiungi, consultato il, la data di oggi viene precompilata, pubblica, e qui ho aggiunto il riferimento. A questo punto copio il riferimento e lo vado ad utilizzare dove altro mi serve. Beh, il fatto che parlasse italiano direi che è abbastanza scontato, quindi lo sto copiando. Abbiamo visto che è morto il primo di aprile del 2011, e quindi questo lo posso copiare. Vediamo un po' se mi dice dove era morto. Morto a Beaulieu-sur-Mer, sì, quindi anche qua lo possiamo copiare. Allora, tolgo Wikipedia in italiano, incollo. Nell'incollare vedete che adesso mi riapparirà Wikipedia in italiano, ma in realtà è solo un problema di visualizzazione, in realtà lui l'ha preso. Quindi non vi preoccupate, poi se aggiornate la pagina, come poi faremo, vedrete che l'ha preso effettivamente. Ora vediamo se mi dice anche quando era nato, ma mi sa di no. No, qua non mi dice quando è nato, quindi l'articolo del Sole 24 Ore ci ha fornito buoni dati su quando è morto, ma su quando è nato dobbiamo cercare altrove. Quindi cerchiamo altrove. 28 anni di età. Achille, esatto, però non abbiamo il giorno, quindi cerchiamo se qualcuno mi dà il giorno. Ecco, tipo fondazione, ecco qua, perfetto, ce l'abbiamo. Fondazione A.G. Boroli o Boroli ci dà tutto, e quindi appunto qua abbiamo l'altro riferimento, abbiamo URL di riferimento Fondazione AG Boroli, consultato oggi, salva, pubblica, perfetto, nato a Torino, quindi ci copiamo il riferimento, ovviamente togliamo Wikipedia e ci mettiamo questo, e a questo punto attendiamo che finisca di copiare, ecco, perfetto. Ora ricarichiamo e dopo aver ricaricato vedete che abbiamo sulla data di nascita la Fondazione Boroli, sul luogo di nascita la Fondazione Boroli, sul luogo di morte il Sole 24 Ore, sulla data di morte il Sole 24 Ore. Peraltro la Fondazione Boroli mi sa che ci dice anche l'informazione sulla data di morte, stavo controllando, esatto, ci conferma l'informazione, siccome due fonti sono meglio di una, io copierei la Fondazione Boroli anche sulla data di morte e sul luogo di morte, che effettivamente ci dà un'ulteriore sicurezza, perché sull'articolo di giornale qualche dubbio può minimamente rimanere, se abbiamo una fonte in più per confermare, ovviamente è meglio. Questo ci mostra come noi siamo riusciti, aggiungiamo magari anche il cognome, se ce l'abbiamo, vediamo un po' se esiste il cognome Boroli, mi sa di no, e allora non ho voglia di crearlo adesso, quindi lasciamo stare. Vediamo comunque come rispetto a SBN, che abbiamo ancora qui aperto, che dava soltanto gli anni e non dava nemmeno i luoghi, ovviamente, abbiamo fatto un passo avanti importante. Peraltro SBN appunto si basava su altri controlli di autorità, vedete, e proprio su Wikipedia, ma appunto in questo momento su Wikidata rispetto a SBN abbiamo fatto un passo avanti, abbiamo aggiunto sia le date di nascita precise, sia anche i luoghi, le date di nascita e di morte precise, sia i luoghi di nascita e di morte precisi. Di fatto il lavoro prosegue così per un numero molto alto di casi. La mia query aveva 846 risultati che sono attualmente ridotti a 778 dopo qualche giorno di lavoro, ma ancora molto da fare c'è. Di certo è un lavoro estremamente interessante, è un lavoro che ci permette di migliorare notevolmente la qualità dei dati sia di Wikidata
sia che poi possono essere utilizzati altrove. A questo punto, diciamo che ciò che andava mostrato di base l'ho mostrato, sarebbe bello che innanzitutto qualcuno si aggiungesse nella tabella, e poi magari potremmo far condividere lo schermo a qualcuno e potremmo vedere qualche caso insieme. Quindi io interrompo la mia condivisione. Spero che fin qui appunto sia tutto sufficientemente chiaro, del resto non sono operazioni particolarmente difficili, poi è anche spesso interessante andare alla ricerca di fonti in internet più varie. E adesso io proporrei a qualcuno di agire in prima persona mostrando il suo schermo, se ci sono volontari. Abbiamo già toccato altre volte l'argomento, non solo, cioè in qualche altra sede, ma non così specifica di questo lavoro, l'argomento come cercare fonti, no? Con quali keyword, eccetera, con quali metodi sui motori di ricerca, e un po' meno la gerarchia delle fonti, no? E allora, a me vengono in mente questi, però mi piacerebbe sapere se ci sono altri che pensano, diciamo, altre cose o diversamente. La gerarchia delle fonti, si disse per esempio già più volte, i cataloghi delle biblioteche sono particolarmente affidabili, e abbiamo i giornali anche, abbiamo in questo caso per esempio abbiamo visto la fondazione omonima, no? Che nasce, diciamo, grazie a lui, forse proprio per lui, grazie a lui, chi lo sa, e eccetera, no? Biografie, enciclopedie. Allora, per esempio, un fattore che a me sembra importante è anche la possibilità, cioè una certa valutazione che si può fare, un po' per esperienza, un po' per natura, di queste fonti, della stabilità del link disponibile, no? Per cui, per esempio, un giornale, quanto un giornaletto qualunque, quanto mi lascerà questo link in vita negli anni? Boh, qualche mese, qualche, dipende, no? L'articolo magari poi sparisce. Chiaro. È anche vero che spesso molto meno. Ciò che viene usato, è anche vero che spesso ciò che viene usato comunque come riferimento su Wikidata viene archiviato da Internet Archive, quindi esattamente, da questo però punto non, di vista ci sono delle assicurazioni. Sì, quello fa, anche se in alcuni casi non mi sono ritrovato poi comunque la, diciamo, la, perché il motivo non lo so, non è facile, ma l'obsolescenza dei link è sempre una questione, diciamo, che ci colpisce a tutti, quindi potendo fare una valutazione la farei sul momento, sì. È personale, fatta da me, però è già qualcosa, no? Cioè, per esempio un necrologio a volte sì, può servire, però appunto i necrologi sui giornali quanto stanno? Poi sono un'informazione un po', diciamo, cioè io non la ritengo particolarmente robusta, no? Ciò non toglie che insomma comunque aiutano a capire. Dal mio punto di vista, in generale, la gerarchia che tendo ad usare è prima i dizionari biografici e le enciclopedie, che però ovviamente diciamo arrivano fino ad epoche non proprio recentissime per ovvi motivi, e quindi sui personaggi più antichi, però ovviamente lì di solito non ci sono nemmeno le fonti giornalistiche, eccetera. Quindi diciamo io parto in generale dove ci sono da dizionari biografici e enciclopedie. Poi scendo sui controlli di autorità vari, e poi a quel punto su siti altri del tipo anche i giornali, quello che si trova in internet in sostanza, anche perché per fatti estremamente recenti o anche per persone viventi o morte da poco, effettivamente ciò che si trova in internet è insostituibile e spesso è migliore. Sia delle enciclopedie e dei dizionari, che per persone molto recenti in generale non ci sono proprio, sia anche di quello che si trova nei controlli di autorità, che spesso è molto scarso, magari appunto mancano cose che invece online si trovano. Se l'unica fonte è un giornale, un curriculum, eccetera, si usa quello, appunto. L'importante è avere l'informazione. In ogni caso noi aggiungiamo sempre, questo è molto importante, la data di consultazione, e anche se crepa comunque si ha la fiducia che la persona che l'informazione l'ha vista, e poi si spera che quella cosa è stata archiviata. Per cui appunto io procederei in questo modo. Ora, ci sono persone che vogliono fare l'esperienza condividendo il loro schermo
perché se no posso mostrare altro io, ma alla fine diciamo il punto è sempre quello, cioè l'attività che ho mostrato su due persone si ripete su un certo numero di altri casi fino ad esaurimento del tempo. Sarebbe più interessante che lo mostrasse qualcun altro. Vado? Puoi andare tu. Vado. Allora, vai. Condivisione schermo, non posso farlo perché l'host non me lo consente. Aspetta. Adesso ti ho attivato, Stefano. Grazie. Allora, vediamo la condivisione di questo. Allora, posso andare, la mia è la ricerca di luoghi di nascita senza riferimenti che abbiano SBN ma non abbiano il DB della, quando c'è il DB è molto facile, si usa quello esattamente, ma comunque anche SBN si è dimostrato nel lungo questo periodo di lavoro abbastanza molto ricco. Sì. Salto il primo perché l'ho fatto poco fa, ho l'impressione che mi sembra che devo fare, quindi posso fare questo. Guarda, qui c'è Alberto Giubilo, notissimo telecronista, anzi radiocronista soprattutto, no? Allora. Buono. Del tempo che fu, cioè del tempo. Allora, qui abbiamo evidentemente il luogo di nascita di Trieste di questo Boccardi che non ha il riferimento, quindi è chiaro che... Mm-hmm. Allora, sappiamo, qui non mi ha ancora caricato Mix and Match, altre volte il gadget di Mix and Match dà rapidissimamente la notizia che SBN sa dove è. Comunque quella descrizione che c'è là in cima è chiaramente copiata da SBN. Esatto, e spesso e volentieri le descrizioni italiane vengono da SBN e quindi anche questo, date morte Trieste, ci aiuterebbe. Se vuoi, però, puoi andare direttamente su SBN. In ogni caso, facciamo la ricerca SBN, apriamo la pagina SBN, nato e morto a Trieste. Mm-hmm. Non sto a ingrandire, ma poi ditemi. E allora, ovviamente, come si disse prima, copiamo il riferimento e lo incolliamo, luogo di morte a Trieste, e se manca, luogo di nascita a Trieste. Ok. A questo punto questo è risolto. Sì. L'italiano possiamo anche metterlo, se vuoi, come riferimento, e eventualmente siamo qui per fare altri, qualsiasi altro ritocco e controllo, chissà perché mi si sono ancora caricato. Sarà in un momento di pausa. Suo. E quindi a questo punto questo è già fatto e si può passare al successivo, però ci siamo ben persi perché... Ecco qua. Mm-hmm. Quindi abbiamo fatto Boccardi e possiamo passare al prossimo. Mm-hmm. Ma la cosa più o meno in genere, adesso però riporterei un caso interessante che mi sono trovato, sì. Ma adesso qui SBN continua a non ricavare, qui l'SBN ci dice che è nato da Asiago, uh-huh. E non sembra, almeno per ora, non sembra che sia defunto. No, infatti. Scusate. Nato da Asiago, il riferimento è piazzato. Buono. Mettilo anche su paleontologo. Ecco, sì, grazie. Parlava di paleontologia umana. Sì. Allora, quasi quasi a questo punto, visto che il meccanismo più o meno l'abbiamo anche mm-hmm. visto con te, non farei altri casi simili, però invece sottoporrei il caso che mi è successo con Q66 bla bla bla, che era una... Vediamo se lo ritrovo rapidamente. Eccolo qui. Allora, questa Maria Iurice Paolo, come l'ho risolto poco tempo fa? Mm-hmm. E l'ho cercata in rete e ho trovato questo, che comunque ho salvato come immagine. Eccolo qua. Allora, questo box di Google ci dice la data... E ci dice anche il luogo di nascita, con cui con questo sono diventato sicuro che è lei, e quindi con questo 56 pure, cioè c'era questa data, tutto quanto, quindi è lei. E a questo punto però io disperatamente qui cercavo la fonte di questa informazione. Dove l'ha presa Google per dire che è nata 65 anni fa? Mm-hmm. E non sono riuscito. Voi avete un'idea? Di come Google riesca a trovare questo, perché se faccio così in realtà no, allora non serve quello niente. Cosa c'è su Wikidata? Fa vedere l'elemento di Wikidata. Sì.
Va a vedere cosa c'è su Wikidata. Sono qua. Scendi. Cosa vuoi vedere in concreto? La data di nascita, se c'è. Ok. L'ha presa da lì. L'ha presa da lì e non c'era la fonte. È evidente. L'ha presa qua, non c'era la fonte. Ok, e quindi è rimasta senza fonte. E quindi, attenzione, va cercata su Google perché secondo me da qualche parte è venuta fuori. Ok. Io cercherei su Google la schema del... sono riuscito. Prova a mettere assieme al nome e la data. Ok. Su Google. Sì, sì, sì. Ecco, Library of Congress. Library of Congress, ah, potrebbe essere. Potrebbe entra essere, dentro. Diciamo. Allora, nata nel 56, non abbiamo il luogo, ma almeno la data ce l'abbiamo. Questo si può usare come fonte. Ottimo, allora torniamo indietro. La data, comunque almeno sia, la fonte ce l'abbiamo. In sé per sé, esattamente, in sé per sé, la questione di questi riferimenti, di questi box informativi che Google non giustifica, mi sono preso la libertà di segnalare in questo feedback che sarebbe gradita la fonte dell'informazione che è qui. E quindi vediamo se mi rispondono. Prova a cercare anche il luogo di nascita assieme al nome, che magari io di questo solito qua, con questo metodo trovo quasi sempre. Questo qui dice aggiungere qui? Sì. Io di solito uso questo metodo, Ma può essere, esattamente. Allora, a questo punto, lei di nuovo Wikidata, questo qui non sembra perché manca. Aspetta, no, quello, il luogo lì c'è, aspetta. Dice, se Ierodila Leta, vabbè, non so come si lega, però Shmarieti Verozu è chiaramente la traduzione evidentemente in ceco, sloveno di Santa Margherita. Sloveno perché la Rosenthal confina, è una parte dell'Austria che confina con la Slovenia. Quindi è chiaro che qui citerà esattamente, e se magari facciamo una traduzione di questo signore qui, dove sei? Traduttore qui. Traduttore, translate to English. Try again. Perché mi dici che non ci riesci? vabbè, sai, a volte queste cose sono micidiali, perché poi qui lo fa. Maria? No. Un disperato tentativo di fare una fatica nera a leggere questa roba. Non ce la fa. No, non ce la fa. Però comunque lì c'è chiaramente scritto che è nata... Per esempio, contro Trost... questo qui vuol dire che è Trieste. Sì, sì. Come voi, tu, soprattutto Carlo, sa meglio di tu, eccetera. E vabbè, insomma, è una Indiana, bella battaglia. Però questo va usato come fonte. Lo potresti usare come fonte. Lo usiamo come fonte? Sì, sì. Vabbè, chiaro. Questa è una fonte. Ok. Allora, questo signore qua lo piazziamo come fonte del luogo di nascita. Eccolo qui. Aggiungi riferimento. URL di riferimento. Questo. Consultato il oggi. Che ne dite? Niente male. Ricarica. Ricarichiamo. Io ce lo copierei anche su 56 come seconda fonte. Dici? Sì, dico. Aggiungi riferimento, d'accordo? Sì, vai così, sì, sì. E URL di riferimento, incolla. Consultato oggi. Perfetto. Buono. Molto bene. Sì, sì, sì. Bellissimo. Esatto. E via dicendo. A questo punto mi tolgo lo sfizio e farò Alberto Giubilo. Dai, scusa. Mentre qualcuno magari passa ad altro e magari gli lascio la... Roberto Giubilo faceva specialmente le corse di cavalli, se non ricordo male. Comunque il mix and match non lo posso sapere. È in pausa. In pausa caffè. Nato e morto a Roma. Ok.
Ok, perfetto. Di morte. C'è già un riferimento, quindi lo possiamo anche appicciare se vogliamo essere generosi, e questo sicuramente. Sì. Il riferimento che c'era prima era Wikipedia, e quindi tu dici a questo punto lo buttiamo via, perché è il riferimento più debole di tutti, no? Sì, esattamente. Mm-hmm. Ricarico sì. Per tranquillità. Esatto. Rimuovo Wikipedia in italiano. Perché la probabilità che in esatto. Wikipedia non ci sia riferimento è alta. Oltre è tutto. Abbastanza. No? Prova a scendere se c'era qualcosa da aggiungere dal VIAF. Allora, lingua parlata scritta, questo qui è sicuro che sia italiano. Perché sì. Dal VIAF possiamo aggiungere questi due, dici? Direi di sì. Sicuro, ma questo sarebbe bene controllarlo, perché il RERO spesso e volentieri prova ad entrare. Non ha proprio nessun motivo per darci soddisfazione. Vedi? Non ci sono elementi. Sì, non capisco perché, ma RERO ne carica tantissimi di autori senza nessun dato in più, come se, nomi vuoti, diciamo. Infatti io non li linko con piacere, invece questo qui qua è sempre col VIAF, sono pappe ciccia, e quindi è sempre così. Ok, okay, altro buono. A fare su questo? No, non direi. Okay. Non direi. Buono. Se noi richiarichiamo questa query, ovviamente da 16.000, no scusate, da 3.017 che sono, troveremo qualcuno in meno, ma mica tanti di più. Chiaro. Sì, però dipende dall'aggiornamento della query, dipende se si è aggiornata. Esattamente, dal lag, dal tempo che ci impiega a aggiornare tutti gli indici. 3.012, qualcosa è successo nel frattempo. Perfetto. Adesso passiamo a qualcun altro. Anzi, sì. Quindi sgancio la condivisione. Posso farvi vedere un caso particolare? Vai. Allora, la mia query riguardava l'inserimento di riferimenti per i luoghi di morte. Sì. E da questo punto di vista non ho avuto per questa entità qui, che allora è Valeria Valeri, attrice italiana, sì. Per la data di... per il luogo di morte non ho avuto problemi. Sì. Però ho visto che anche la data di nascita sì. Era senza riferimento. Sì. Ora, tra le varie fonti, perché io spesso parto dalle stesse che mi dà Wikidata per comodità, l'unica che ha il riferimento completo della data è questa fonte qui. Okay. Solamente che c'è un problema proprio con la fonte, perché quando io provo a copiare... Ah, certo. Certo, perché qua non è ancora stato settato, sì. E, appunto, Uses Ref si basa sul fatto che questi siti siano stati... cioè che le proprietà siano state correttamente settate, il che non sempre accade, nel qual caso bisogna spendere un attimo di tempo a settare correttamente la proprietà, cosa che volendo si può mostrare. Allora, vuoi mostrare tu, Camillo? Perché io non so. Banalmente si seguono le istruzioni che ci sono lì, nel qual caso ho già provveduto. Adesso si dovrebbe aggiornare. Mi mancava la proprietà in pratica. Da quello che mancava la proprietà che diceva Uses Ref che cosa copiare. Ok. Adesso nel momento in cui si aggiorna dovrebbe effettivamente funzionare. Ah, perfetto. Quando si aggiorna. Mi sembra che l'abbia copiata, sì. Quando è verde? Eccolo qui. Eccolo. Dove è finito? Oh, perfetto. Grazie. Non mi era mai capitato un caso così con una fonte. E poi un altro caso che invece riguarda proprio la congruenza dei dati. In pratica questa entità, ovvero Valerio Villareale, che è uno scultore italiano,
ha come data di nascita, allora, il primo valore che ho trovato è stato questo, che però è presente unicamente nella pagina di Wikipedia in italiano, mentre nella Library of Congress, questo gliel'ho aggiunto io, perché nella Library of Congress riporta ottobre, non settembre. Siccome questa, su questa data io non ho proprio trovato riferimento, la posso togliere? Sì, sì, ok, perfetto. Sì, allora, sì. Per sapere, essere obbligata a mettere il riferimento di Wikipedia, che però non mi dà nessun'altra informazione in più, ecco. Poi se qualcuno troverà una fonte migliore la riaggiungerà. Ok. Sì, sì, sì. Assolutamente. Ok, grazie. Prego. Io. Working hour serve questo. Mi fermo in caso qualcun altro voglia sottoporre altri. Feedback, idee, casi problematici. Carlo, vuoi fare qualcosa? Vuoi mostrarci tu? No, no, io preferisco non fare niente. Lavoro direttamente offline. E tengo il microfono spento perché c'è così tanto rumore qui, perché sono su una strada, che mi si attiva il messaggio, guarda che hai il microfono spento. Quindi non vi dico che confusione che c'è qua. Perfetto. E non so se appunto è tutto chiaro, se volete provare a inserirvi nella tabella, vediamo un po' se c'è qualcuno che si è inserito nella tabella. No, io non vedo nessuno che si sia inserito nella tabella. Vediamo se qualcuno si è iscritto alla dashboard. Dunque, no, nemmeno. E non direi, perlomeno, non so, perché mostrare altri esempi si può sempre, ma alla fine gli esempi principali li abbiamo mostrati, per cui forse... Se è collegato, so, se ha qualche dubbio, che lo dica, se è un problema di registrazione io tolgo anche la registrazione, quindi intervenite se volete intervenire, non c'è problema. Te lo